Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona andremo niente po' di meno che a parlare e a visionare il Apple 2C manuale utente. Diamo quindi di volata a scorrere il manuale insieme perché è tanta roba. Dunque, questo è il manuale dell'Apple 2C versione inglese che presenta all'inizio, presenta il computer ai primi neofiti che si trovavano davanti questo questo bel computerino plug and play. Dunque, nel vari capitoli abbiamo la prefazione, il capitolo 1 dove si incomincia a prendere contatto con l'hardware che si è comprato, il capitolo 2 spiega come praticamente mettere in funzione l'Apple 2C che si faceva veramente presto, il capitolo 3 spiega grosso modo di che cosa è l'informatica e come funziona il computer. Il capitolo 4 invece parla della programmazione, che anche qui, diciamo, anche se non ce lo metteva in questo capitolo, più o meno era la stessa cosa, perché è identico a quello dell'Apple 2, dove praticamente non c'era praticamente nulla. E poi dunque c'è altri capitoli dove siamo all'appendici che spiegano praticamente vari problemi, oltre diciamo alle eventuali periferiche aggiuntive che si potevano mettere nell'Apple 2C. Vediamo un po' che cosa c'è di bello in questo manualetto. Eccoci, dunque, vediamo un po' come lavora. Ecco, incominciamo a incontrare l'Apple 2C. Siamo fuori dalla scatola e si incominciava a vedere il computerino, che praticamente c'era da fare veramente poco per metterlo in funzione. Bastava praticamente attaccare il cavetto del monitor all'Apple 2C, collegare l'alimentatore all'Apple 2C e poi l'alimentatore del monitorino da 9 pollici e poi si era già belle pronti. Bastava sollevare praticamente la linguetta del disk drive, inserire un disco da 5,25, accendere il computer, la macchina buttava da sé e l'Apple 2C era già belle pronto per lavorare. Ovviamente la stessa cosa si poteva fare aggiungendo stampanti, joystick, un drive esterno. Bastava praticamente agganciare la periferica stringendo due viti al computerino e il problema era già bello risolto, a differenza dei possessori di Apple 2 Plus e Apple 2 che invece dovevano inserire le relative schede di interfaccia negli slot per poter pilotare ad esempio la stampante o un modem. Eccoci qui, i mitici dischetti da 5 e un quarto, si inseriva praticamente si sollevava la linguetta, si inseriva il dischetto e si era già belle pronti. Appunto, l'accensione del monitor, i vari cavetti da attaccare, quindi praticamente era una macchina già belle plug and play. La tastiera è una tastiera a QWERTY, questa è la versione inglese con W qui e la M accanto alla N, ma c'era anche la versione italiana che invece era alla rovescia. Vediamo un po' altre cosine. Ecco, qui spiegavano i vari tasti, le varie combinazioni per il reset, control reset me la vuota per il riavvio della macchina, mentre il control reset me la piena testava praticamente se il computer era in buone condizioni e se aveva guasti o meno. Eccola qua la me la piena. Dunque, vediamo altre cose che poi che cosa poteva spiegare questo manualetto. Scorriamolo rapidamente. Dunque, come conservare dischetti. Ecco, mettere in uso l'Apple 2C. Peculiarità è che l'Apple 2C
aveva in bundle Apple Works, un integrato da paura che conteneva praticamente sia un word processor, un database che uno spreadsheet tutt'uno, e che dava una grandissima produttività personale, ottimo per le ricerche di scuola quanto come strumento per gestire, diciamo, uno studio di contabilità, tant'è che Apple Works fu venduto anche alle scuole che lo utilizzarono in America per, diciamo, tenere la contabilità, fare la lista, diciamo, degli studenti e quant'altro. Vediamo un po' altre cosine, che cosa qui spiega praticamente un po' il funzionamento di Apple Works nella modalità dello spreadsheet, che poi i programmi, diciamo, più che a discuterne si faceva presto a impararli perché le funzionalità erano molto semplici. La storia del funzionamento del computer, vediamo un po', qui spiega addirittura com'è la scheda madre, i vari chip, come funziona. Questo indubbiamente è una spiegazione un po' più tecnica, perché già si vede l'interno della macchina, a differenza se andate a vedere il manuale di Apple IIe, che invece era una spiegazione decisamente, diciamo, per le elementari, prima elementare. Qui invece era già un pochino più tecnica, perché spiegava dai disegni, diciamo, la complessità della macchina. Funzionamento del disco, vediamo un po' altre cosine che ci si poteva, ecco, la programmazione. Questo è un capitolo, diciamo, insulso, che si ritrova in tutti i manuali della Apple, che sono indubbiamente praticamente inutili, perché illustrano che cosa si deve andare a comprare, però, diciamo, come comandi non c'è assolutamente niente, a differenza del bel manuale praticamente della Commodore, che invece spiegava molte cose. Vediamo un po' altre cose. Non è che ci sia molto, minimo di infarinatura. Vi spiega i vari praticamente livelli in cui funzionano i vari linguaggi, questo è interessante. Pilosi, diciamo. Ok, veniamo un po' ora cosa, ecco, cosa si poteva aggiungere all'Apple IIc, diciamo, un disk drive esterno, un mouse che però serviva poco, al più lo si poteva utilizzare solo dentro praticamente Apple Works, un modem, la stampante e basta. Eccole qui le Image Writer 1, Image Writer 2, plotter, mouse, il modem. Questa è, diciamo, la parte relativa più che altro a promozione dell'hardware più che una vera e propria utilità. Piccole domande per quanto riguarda le FAQ per aiutare a interfacciarsi con il computer, eventuali problemi che si potevano incontrare, niente di particolare. Le differenze di Apple IIc con la famiglia Apple II qui sono elencate. Vediamo che praticamente Apple IIc si differenzia da Apple II per il fatto che Apple IIc ha di serie 128K, Apple II ne aveva 64K sulla scheda madre. La tastiera, maiuscole e minuscole, c'era la possibilità nell'Apple II, quello italiano, di avere lo switching della tastiera. Ovviamente Apple II era pieno di slot, essendo un computer architettura aperta, mentre invece Apple IIc era computer architettura chiusa, ma aveva già di serie le super serial per gestire stampanti e modem, a differenza di Apple II che si doveva comprare le relative interfacce. Vediamo un po' altre cose, le specifiche di Apple IIc, microprocessore 128K, il 16K di ROM delle Basic, la scheda 80 colonne di serie e quant'altro.
i linguaggi che poteva processare. Qui ci sono vari consigli per, diciamo, ecco, le utility, system utility, questi sono praticamente in relazione a qualche utility di copiatori che era possibile ottenere facendo delle copie di dischi, quindi backup. E poi qua, qui c'è la spiegazione praticamente delle directory. Istruzioni generali, vediamo un po', niente di nuovo. Le utilities per utilizzare, copiare, duplicare dischi, rinominare file. Questo non è un disco di utility, ma ce n'erano tantissimi di utilities. Configurare la porta seriale, questo per praticamente era interessante per le stampanti e modem. Robe da ricchi, perché all'epoca i modem costavano un botto e si pagava lo scatto alla risposta più la fatturazione a tempo. Vediamo un po' che cos'altro c'è. Non è che ci sia poi molto in questo manualetto, il glossario. E poi praticamente siamo alla frutta, come si vede anche questo manualetto dell'Apple 2C indubbiamente era parecchio scarno rispetto al bel manuale della Commodore, per quanto riguarda il Commodore 64, che indubbiamente era decisamente decisamente meglio. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!